Buongiorno ragazze, oggi vi ho convocato qui per parlare di una cosa molto importante: gli spazi in cucina. Partiamo dalla dispensa. Questa misura 64 cm, 21 cm, virgolette periodico, a testa. È tutto chiaro? Oh René, buongiorno! Guarda, non hai idea di che cosa è successo ieri! Ho incontrato Anna Maria! Ma te la ricordi Anna Maria, quella che stava alle elementari con noi? Stavo Luigi! Luigi con la mia capella spazzolina! È assurdo! Questi vanno in Sud America! Idea! Dobbiamo andare a fare Erasmus in Sud America! Ma sto un po'... Ciao, sono Luciano. Buongiorno! Ciao, Beh! Pronto, mamma? Sì, lo so che mi hai chiamato. Non è che non voglio parlare con te, che mi chiami sempre quando sto sotto la doccia, quando sto irritato, quando sto facendo la spesa, quando mi va a fuoco la casa. Com'è? No, no, mamma, quali pompieri? Non tu scherzare, cioè, hai un modo di dire! Ci ho fatto di male. Ragazze, in questo momento stiamo violando la regola 723, che dice che ognuna di noi ha un proprio turno per il bagno. E si dà il caso che questo sia il mio! Passo dopo. Occupato! Un attimo, cioè, sono 10 minuti che sono qua. Oddio, tantissimo. Ecco qua, c'è proprio il matematico che devo sbagliare la legge. Qualcuno può fare i piatti? Ho fatto il gel alle mani. Il detersivo, le rovina. Giulia? Quest'anno il cancro fa faville! Indovina quante stelle c'ha? 5! In amore, io sono fortunatissima! Ti ricordi quello che abbiamo visto ieri per strada da lontano? Io ho detto, oddio, quanto è bello! Quello diventerà il mio prossimo fidanzato, ce lo so! Vabbè, non ci conosciamo, ovvio. Già sto pensando al matrimonio, sono una cosa in grande, bellissima! E poi due figli, sì, due figli. Uno maschio e uno femmina. Due gemelli, magari! Cos'è? Me lo devi spiegare? Cioè, io non ho capito che cos'è questa cosa che stai costruendo! Ti prego, comunicami! Me lo metti in articoli, non capisco i sentimenti! Senti quando per strada, non so neanche chi sei! Parlami. Qualcuno può stendere i panni? Le unghie? Giulia? Chi ha toccato il sale? Bella. Senti, io sono d'accordo, no, con questa cosa di risparmiare, perché anche io voglio spendere meno. Abitiamo con 10 persone in casa per spendarci l'affitto, abitiamo in un palazzo di 8 piani senza ascensore che costa meno, no? Però, secondo te questa è la soluzione migliore? Neanche una mano mi avete dato. Come? Il pane. Vado subito. Certo, 2 minuti. Vado. Mamma, che è successo? Sono le 2. Ma che significa mangiati il calciocavallo che ci ho mandato? Se no scade. Ho capito, ma tu ci segni le scadenze. Ah, ci segni gli avvisi sul calendario del telefono. Mamma, buonanotte. Quella manghi vocale sapevamo andare fino a ieri. Ma chi dorme più questo pensiero del calciocavallo? Sai che cosa non capisco? È proprio perché Anna Maria si comporta così. Guarda, mi viene un nervoso. Cioè, ma non mi vuole bene secondo te? Basta chiedermi. Ti ho svegliato. Io di notte, sai, soffro di insonnia. Volevo fare 2 chiacchiere. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Andiamo a dormire. Un'altra cosa. Parlo nel sonno. Titina! Virga fastidiata, tu hai sbattuto.